acciataria in alcune fasi della partita. Questo è un calcio d'angolo di Chierico, il colpo di testa di Edinho, il pallone che sfiora il palo. Poi vedrete ora un salvataggio di Mandorlini quasi sulla linea, sempre Chierico che dà in mezzo, arriva Branca e Mandorlini respinge. Branca è stato il giovane Branca che oggi ha fatto coppia con Graziani, è stato molto bravo, vedete, eccolo qui insidiare ancora la porta di Zenga. L'Inter si è vista pochissimo nel primo tempo, in pratica soltanto questa volta Fanna, Altobelli che va sul fondo e Abate che para. Poi c'è al termine di questa azione, vedrete, un fallo di mano in area di Matteoli. E qui siamo nella ripresa, vedete la serie di parate di Zenga, questo è un tiro di Criscimagni, Zenga risponde ed è bravissimo. Poi è un in profondità per Garlini, il quale viene stretto fra Storgato e Susic. Ancora un tiro da lontano, questo è di Edinho. Risponde bene il portiere dell'Inter. Poi ancora un tiro di Criscimagni. Edinho sempre a impostare, arriva Criscimagni, tira di sinistro, il pallone rimbalza a terra ma non sorprende Zenga. Esordisce Bertoni, è un quarto d'ora dalla fine, ecco una sua punizione. E poi alla fine, a 5 minuti dalla fine, l'espulsione di Tardelli ed Edinho. Vedete, c'è un contatto tra i due a centrocampo, l'arbitro evidentemente non vede il fallo, poi i due vengono a parole, si scontrano a parole e l'arbitro li espelle entrambi. Ho concluso.